Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Telebelluno Agenda. Vediamo le attività per giovedì 22 febbraio. Oggi vi presento un'iniziativa che è inerente al tema della salute, perché ritorna puntuale l'appuntamento con i giovedì della salute proposti dall'ULS Dolomiti. In particolar modo alle ore 18 presso la sala convegni dell'ospedale di Belluno si parlerà del tema "Per un respiro che vale, diamo voce ai bronchi e polmoni". Questo è il titolo dell'incontro. Il direttore di pneumologia dell'ospedale San Martino, dottor Rodolfo Muzzolon, illustrerà le principali patologie respiratorie e le loro relazioni con i fattori ambientali e gli stili di vita. Un incontro molto interessante che, ribadisco, avrà inizio alle ore 18 e che è a ingresso libero e tutti sono invitati a prendervi parte. Diamo già un'anticipazione adesso per la giornata di sabato 24 febbraio. Voltiamo pagina e adesso cambiamo argomento, parliamo dello spettacolo scientifico Starlight 7000 mm di universo, che sarà il protagonista del quarto appuntamento di Dolomiti in Scienza 2018. In programma sabato 24 febbraio alle ore 20:30 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Belluno. Questa iniziativa racconta la nascita dell'astrofisica in Italia attraverso la vita e le ricerche di alcuni fra i più importanti scienziati del XIX secolo. Sarà inoltre l'occasione per offrire uno sguardo nuovo sulla storia d'Italia fra il Risorgimento e l'Unità d'Italia, raccontata attraverso le vicissitudini e la passione di uomini che hanno trovato nella ricerca scientifica e nell'astronomia la loro ragione di vita. L'incontro è organizzato dal gruppo Divulgazione Scientifica con la collaborazione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo ed è ad ingresso libero anche in questo caso. Si conclude così questa nostra edizione di TBD Agenda. Non mi resta che darvi appuntamento a domani. Arrivederci!